Signori e signore, che si dia inizio allo spettacolo! Bene, ci sono tutti. Allora, quando lo liberate? Lei ha già un altro affittuario? Ancora no. In questi tempi trovare di chi fidarsi non è mica facile. Anzi, se conoscete qualcuno voi che potrebbe essere interessato all'appartamento, fatemi sapere. Signorina, scusi se mi intrometto, ma per prendere in affitto un appartamento occorrono delle garanzie. Che garanzie? Ad esempio, una bella caparra, come quella che mi ha dato suo zio prima di entrare. Va bene, pensateci e poi fatemi sapere qualcosa. Arrivederci. Non vi scomodate, la casa la... Maledetto criminale! Ti ammazzo con le mie mani! No! Calmo! Lurido schifoso! No! No! Bella, ma vogliamo pensarci un pochino? Certo. Le capisce, sono tanti soldi. Sì, sì, ma se vi interessa però io posso venirvi incontro. L'indirizzo della nostra agenzia lo sapete. Scusa, quindi certo. Chiamatemi. Questo è il mio biglietto, qua c'è il mio numero, la mia email. Levi. Dica. Bello elicottero. Siamo chiusi. Solo una domanda. Da qui è partito un volo. Non sono tenuto a dare questo tipo di informazioni. Ora mi scusi, ho da fare. Riproviamo. Medici di corte tiravano fuori cervello e naso. Dimmi dove erano dirette. Dove erano dirette? Giuro che non lo so. Non lo so, giuro. Lei mi fa delle domande e vuole delle risposte. Non si rende conto di quello che mi ha appena detto. Non me ne lasceranno mai pubblicare queste affermazioni, signor giudice. Lei è un illuso. Va bene. Io la ringrazio molto, signor giudice. E non le rubo altro tempo. Lei lo sa, signor giudice, che a scrivere certe cose uno rischia anche la pelle. Per questa santa unzione e per la sua misericordia ti aiuto il Signore con la grazia dello Spirito Santo. E liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Per Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Amen. Ma perché ci vediamo solo il sabato, papà? Perché qualcuno ha deciso così. E chi è questo qualcuno? È un signore che di mestiere fa il giudice. Ma papà, questo giudice ce l'ha i bambini? Non lo so, Luca. Credo di sì. Dov'è? Come dov'è, Luca? È di fronte a te. Papà, non la vedo, non vedo più niente. Luca, stai scherzando, vero? No, papà, non vedo più nulla. Ma come non vedi più nulla? Sì, papà, vedo tutto scuro. Ho perso quasi tutto nella vita. E non mi rimane che mio figlio. Sì, è così. È così, io... Hai pensato solo a te stesso quella sera. Ma adesso la pagherai, bastardo. Fermo! Papà sta arrivando, amore. Non sarai più sola. Oggi è un giorno molto importante per voi, che iniziate l'ultimo anno alle medie, e per me, che inizio l'ultimo anno come professore, e per la nuova scuola media Giovanni XXIII. Una soluzione la troveremo insieme, vedrà. Ma è giusto che lui torni a scuola. È ancora un ragazzo ed è molto intelligente. Se
Sarebbe un vero peccato non lasciare finire i suoi studi. L'aiuterò io in tutto, glielo prometto. Purché lui torni in classe. Vabbè, gli abbiamo fatto... Ed eccoci arrivati alla fine, signore e signori.